Ciao a tutti amanti del Fatadè, bentornati sul mio canale Fabio at Work. Ragazzi, oggi vi faccio un unboxing di una sega circolare che ho acquistato su Amazon. Mi sono fatto convincere dalle recensioni, ho letto le recensioni, erano tutte quante ottime. L'ho trovata in promozione ad un prezzo di 54 euro e adesso la andiamo a scartare insieme. Allora, la sega circolare di cui parlavo è questa. È una sega circolare della Hichika, spero almeno si pronunci così. Ci dà sul cartone già alcune specifiche: 230 volts, 4700 giri al minuto, la profondità di taglio a 90 gradi è di 65 mm, mentre a 45 gradi è di 45 mm. Vediamo se dice qualcos'altro. No, si ripete. Questa è la CS190C. Adesso andiamo ad aprirla. Allora, quindi, come apriamo la scatola? Troviamo il suo libretto di istruzioni, uso e manutenzione, in inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo. Qui ci sono altre specifiche, questo c'è da leggerlo tutto prima di cominciare ad usare la sega circolare. Poi troviamo questa guida parallela con scala e centimetri, quindi fino a 20 centimetri, in metallo. Dopodiché troviamo una brugola, due batterie a bottone LR44, Livorno Roma 44, e il bocchettone di aspirazione, che dovrebbe essere un riduttore. Quindi l'imballaggio è ottimo, già che c'è tutto questo polistirolo è protetto veramente bene. Quindi tiriamo fuori la nostra sega circolare, andiamo a vedere se è rimasto qualcos'altro. Qui all'interno troviamo altre due lame, una da 40 denti, ed una da 24 denti. Vediamo se è rimasto qualcos'altro. Anche in fondo alla confezione troviamo sempre il polistirolo, quindi la sega è protetta bene. Adesso andiamo a vedere la sega circolare nello specifico. Allora, abbiamo il cavo di alimentazione lungo 3 metri. Quindi un cavo favoloso, non serve neanche la prolunga. Qui davanti abbiamo il laser con il suo bottone off e on. Qui davanti troviamo il laserino. Qui nella parte alta troviamo le sei regolazioni della velocità.
vediamo il doppio pulsante sia per i destri che per i mancini per far partire il pulsante, quindi dobbiamo lasciare spinto e poi schiacciamo, quindi è una doppia protezione. Sempre qui di lato c'è la leva che sblocca l'escursione della lama da 0 al massimo della sua profondità. Ormai ce l'hanno tutte, ma sempre un ottimo sistema per la nostra sicurezza, così non rischiamo di tagliarci. La guida, devo dire che non è poi così leggera, è un buon ferro, non si piega, non è un lamierino fino fino. E sempre nella parte frontale troviamo quest'altro bullone che serve per regolare la lama da 0 a 45 gradi. Questo qui davanti serve a bloccare invece la guida parallela, in questo modo. Quindi scegliamo la nostra profondità e dopo andiamo a bloccarla. Qui davanti abbiamo l'impianto. Ok ragazzi, adesso andiamo a mettere la lama. Allora, mettiamo la lama, andiamo a togliere la sua protezione in plastica. Notiamo che sul disco della lama c'è sia il senso stampato, il senso di rotazione della lama, che come andrebbe messo il bullone e le varie rondelle. Quindi dobbiamo tirare su la protezione della lama, ci andiamo a svitare la sua brugola, la sua rondellina e la sua rondella con asola. Poi andiamo ad inserire. Chiaramente tutto questo sempre con cavo elettrico scollegato, eh? Andiamo ad inserire il disco qui alla sua boccola. Facciamo attenzione che entri bene, deve stare in piano, ok? Dopodiché andiamo a rimettere come prima, al contrario, la sua rondella con asola, la sua rondella normale e dopodiché il suo bullone. Possiamo lasciare la sua protezione. Adesso andiamo a premere questo pulsante che serve a bloccare per l'appunto la lama. Altrimenti girerebbe su se stessa la lama, quindi andiamo a bloccare con il pulsante e adesso ci permette di stringere il bullone. Ok. Allora, per inserire le batterie ci servirà un cacciavite a croce, quindi togliamo questa vite a croce. Ci andiamo a togliere il suo coperchietto e inseriremo qui dentro le batterie che abbiamo trovato nella confezione. Qui c'è stampato il segno meno.
quindi mettiamo il segno meno, rivolto dove c'è il segno meno. Vediamo se riesco a farvi vedere più da vicino. Esatto, eccolo qui. Quindi non togliamolo neanche dalla pellicola, lasciamolo qui dentro, dovrebbe andare bene lo stesso. Inseriamo qui dentro. Esatto, va bene lo stesso. Vedete? Quindi adesso ci possiamo rimettere il coperchietto e la sua vite. Andrà messa prima la parte davanti dove ci sono i due dentini. E poi andiamo ad abbassare e reinserire la sua vite. Allora, adesso andiamo a collegare il tubo dell'aspiratore. Come vedete io l'ho dovuto adattare con un tubo rigido perché non andava bene. Il mio tubo era più grande rispetto all'adattatore che loro ci forniscono. Io comunque vi do le misure del tubo. Ed il tubo è l'adattatore dentro, l'interno è di 31 mm, mentre il suo esterno, tanto c'è soltanto un giro di nastro, sono 35,3, quindi diciamo 35 mm, tolto il giro di nastro. Quindi andiamo a collegare anche il suo adattatore qui dietro. Togliamo questo cappuccetto che ho trovato sulla spina, andiamo a collegarla e vediamo come si comporta. Attaccata la spina, vediamo come si comporta il motore. Così vediamo anche le sei regolazioni. Allora, adesso siamo a velocità 1. Quindi spingiamo questo pulsante, dopodiché possiamo spingere questo elettronico. Quindi questa è la velocità 1, quindi lo possiamo anche poggiare, tanto c'è la sua protezione. Proviamo subito la velocità 6 per vedere se ha la partenza soft oppure no. Allora, questa non me l'aspettavo, sono veramente contento. Pensavo che per quanto l'avessi pagata non era prevista la partenza soft della lama, e invece è provvista di partenza soft. Ma ve lo faccio rivedere, veramente non me l'aspettavo. Ottimo, ottimo, ottimo. Adesso la proviamo, la mettiamo alla prova sul taglio di un compensato di un lavoro che sto facendo. Vediamo come si comporta. Allora ragazzi, ho preparato tutto per il taglio, quindi ci impostiamo, almeno nel mio caso, 90 gradi per il taglio. Questa è l'uscita della lama, poco più del necessario. Poi ho impostato 10 centimetri da qui, da questo dentino alla fine della battuta, sono 10 centimetri, e quest'altra battuta invece serve per quando mettiamo la lama a 45 gradi, sono 9 centimetri in questo caso. E quindi adesso possiamo partire con il taglio. Impostata la lama alla velocità di 6, possiamo fare il taglio e vediamo che taglio fa.
Allora ragazzi, sono soddisfattissimo. Il taglio è venuto perfetto, preciso, pulito, esattamente dove doveva venire. Per terra ha lasciato veramente nulla, quindi l'aspirazione funziona benissimo. Cosa dire? Pienamente, pienamente soddisfatto. Allora ragazzi, andiamo a provare a metterla subito sotto sforzo. Tagliamo questa classica palanca da cantiere, 25, alta 5 cm con 24 denti. Attacchiamo il tubo, accendiamo la sua aspirazione. Regoliamo la profondità di taglio e partiamo. Ragazzi, l'ha tagliata come fosse burro. Ragazzi, allora un'ultima cosa. Come da indicazioni, questa sega può tagliare anche un cinghiale in PVC. Quindi non vi fate mancare assolutamente nulla. Ciao ragazzi, spero di avervi detto tutto. La recensione è finita. Spero che vi sia stata utile. Io sono veramente soddisfatto, ripeto, non sapevo della partenza soft della lama, quindi veramente una gran bella cosa. E niente, ci vediamo nei prossimi video. Mi raccomando, mettete un mi piace se vi è piaciuta la mia recensione. Spuntate la campanellina, iscrivetevi al mio canale e un salutone. Ciao!